Fermi, fermi tutti. Allora, prima che cominci questo vlog, diciamo che io non è che ero proprio esuberante, molto felice, molto chissà che cosa, ma è perché la gente mi guardava male, quindi non sapevo come reagire. Però dovete capirmi perché è il mio primo vlog, quindi vabbè, diciamo che possiamo incominciare anche così questo vlog. E niente, io vi lascio al vlog, a questo primissimo vlog, spero vi piaccia e al prossimo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo vlog. Allora, oggi vado da Sofia Viscardi, sono troppo agitato in una maniera impressionante. Beh, niente, sono in stanza d'hotel, come potete vedere. Molto grande, molto sexy. Niente, adesso vi porto in viaggio con me e fino a stasera siete sempre con me, quindi incominciamo il nostro viaggio insieme. Sono arrivato qua a Cervia e ho preso due libri perché sennò dovevo aspettare tutta la coda e non c'avevo voglia, quindi ho preso due libri, di cui uno c'è il biglietto per passare e niente, l'altro lo regalerò perché vabbè, due cose me ne faccio e niente. Quindi l'altro li farò firmare tutti e due e magari l'altro lo regalerò. Vediamo cosa fare. E ci vediamo dopo il firma. Sono qua dopo 4 ore di tempo da aspettare, sono ancora qua. Che arrivi il firma copia di Sofia, sono appena le 14.30. E sono appena le 14.30 e niente. Aspettiamo Sofia Viscardi. È finito l'incontro di Sofia, infatti sto andando a casa e niente, ho fatto firmare due copie di libri perché non c'avevo voglia di aspettare e alla fine sto andando a casa. Però devo dire che Sofia è simpatica, molto, è molto simpatica, è molto allegra, è molto divertente, non è tanto alta, eh. Comunque spero tantissimo che si senta l'audio perché passano le macchine, quindi non so se l'audio si senta bene, quindi niente. Quanto manca arrivare alla rotonda, non ce la faccio più. Perché mi stanno venendo a prendere, no? Perché praticamente io ero al mare, a Bellaria, e ho visto che l'incontro era a Cervia e alla fine ho detto, ho insistito, e quindi mia mamma mi ha fatto portare a Cervia. E alla fine sono andato praticamente qua a Cervia, ovviamente, al firmacopie di Sofia. E infatti sto andando a casa perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. E niente, ci vediamo in viaggio. Sono arrivato in stanza d'hotel, sono distrutto in una maniera impressionante e niente, Sofia è stata simpaticissima, è stata gentilissima, è molto più bella dal vivo che dallo schermo, quindi se volete incontrarla vi giuro che è bellissima dal vivo. Pensavo che fosse più alta di me, invece no, è l'altezza giusta, cioè è più o meno alta come me, quindi. Poi avevo su anche le scarpe quelle alte, superstar, non mi ricordo.
E niente, comunque, vabbè, l'incontro io l'ho finito, lei non ancora perché vabbè c'era tantissima gente, tantissima, non tanta tanta, ma comunque non era 1500 passa persone, ma comunque erano sempre, cioè, mi sta chiamando mia mamma, gli rispondo dopo, ma comunque, ok, ma comunque sinceramente vabbè c'era un po' di gente, niente. Fatto questo, io vi do un grosso bacio, un grosso grosso bacio, perché questo vlog è terminato qua, perché adesso sono le 5 e un quarto, quindi riesco a fare un'oretta di spiaggia, anche se sono stravolto, ma vabbè, ci provo. E niente, noi ci vediamo alla prossima, cioè al prossimo vlog che farò ovviamente, e niente. Non capisco perché in questo specchio c'è sto ricamo qua, vabbè, comunque. Niente. Questo era il mio outfit di oggi, ma ok, niente di che. Ah, comunque, se non siete ancora iscritti a questo canale dei vlog, iscrivetevi. Adesso non so se lo metto sui vlog o se lo metto su quello normale. Forse metto questo vlog su quello normale, perché vabbè, ho incontrato sopra le scale, c'è cioè una cosa molto bella, molto importante, quindi lo metto sul primo canale, cioè il primo canale principale. Però se volete vi lascio giù il link del canale dei vlog dove potete iscrivervi. E niente, noi ci vediamo alla prossima e ciao!